Le letture di oggi si strutturano nel loro insieme come un percorso di tipo educativo e didattico che partono da alcune suggestioni del libro dell'Esodo dell'Antico Testamento e arrivano a riprendere l'insegnamento deuteronomistico nel duplice precetto dell'amore di cui si parla nel Vangelo. Vorrei soffermarmi soprattutto su alcuni passaggi della prima lettura dal libro dell'Esodo che possiamo rileggere insieme. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al mio grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Il testo del libro dell'Esodo può essere utilizzato in senso pedagogico sia nell'ambito della pedagogia interculturale, sia nell'ambito della educazione ai doveri di solidarietà nei confronti delle persone fragili a qualunque titolo. Si parla dello straniero, dell'orfano, della vedova. La prima indicazione, per quel che riguarda lo straniero, ricordatevi che anche voi siete stati stranieri. Talvolta si dice anche in Italia, ma ricordiamoci di quando gli italiani erano loro stessi un popolo di migranti che venivano accolti con sospetto, spesso emarginati e subivano le più varie forme di stigmatizzazione e pregiudizio, mafia, spaghetti e quant'altro. Ma è interessante anche l'insegnamento che riguarda gli orfani e le vedove, dice attento, perché se non ti occuperai in modo solidale dell'orfano e della vedova, peggio ancora, li vesserai ingiustamente, ricordati che io potrei chiederti conto e i tuoi figli saranno orfani, tua moglie sarà vedova. In qualche misura è una sorta di pedagogia dell'empatia che aiuta le persone ad assumere la postura mentale corretta nei propri rapporti con gli altri, mettendosi nei panni delle persone con cui devono anche avere a che fare. E quindi in questo senso Antonio Bellingresi ha scritto un bel libro sulla pedagogia dell'empatia, e quindi in questo senso possiamo lavorare, come fa il libro dell'Esodo, su questa proiezione empatica sulla situazione dell'altro.